Mi ha chiesto di dirgli delle porate, spiega perché ha frainteso l'interesse di Onestini. Al GFVP i riflettori sono puntati nuovamente su Luca Onestini e Nikita Pelizzon. Dopo il lungo confronto di due sere fa conclusosi senza trovare un punto d'intesa. La concorrente ieri è tornata a parlare del suo inquilino per il quale aveva ammesso di provare qualcosa, dopo il 2 di picche. Il loro rapporto si è del tutto interrotto e ad oggi un chiarimento sembrerebbe quasi impossibile. Lui vorrebbe tantissimo delle scuse, ha commentato ieri la Pelizzon, finita ora in trend su Twitter. Con un grosso numero di fan dalla sua parte, che la stanno sostenendo con l'hashtag Io sto con Nikita. La VIP ha raccontato un episodio che sarebbe sfuggito agli occhi alle telecamere e dei presenti, ecco perché ho frainteso il suo atteggiamento nei miei confronti. Nikita Pelizzon era in sauna con Antonella Fiordelisi quando ha raccontato i dettagli di un episodio tenuto nascosto fino ad oggi. La VIP ha spiegato alla sua inquilina in che modo Luca Onestini l'avrebbe toccata. Lasciando dunque che fraintendesse le sue intenzioni. Quando aspettavamo per le foto da fare per chi lui aveva detto che ero solo un'amica. Si mise dietro di me, io ballavo e muovevo i fianchi, avevo un vestito aderente. Le sue parole seguite dalla spiegazione fisica, Onestini le avrebbe sfiorato il seno. Poi le avrebbe messo le mani dietro la schiena. A me non sembrava una cosa amichevole. Mi prese per il collo e mi disse è tutto qua quello che sai fare, poi mi disse dimmi delle porate. Gli dissi dai smettila. Come posso vedere questa scena in amicizia? Come posso aver frainteso? È chiaro che mi ferisci. Su Twitter le pagine fanpage di Nikita Pelizzon hanno lanciato l'hashtag Io sto con Nikita, credono che con le sue parole. La VIP stia dimostrando di aver ragione nella lite con Onestini. Non deve piacere per forza ma almeno ha l'obiettività di dire che Disonestini è un bugiardo mentitore seriale, le parole di un utente. Anche Luca Onestini si è sfogato riguardo la vicenda che lo vede protagonista con Nikita Pelizzon. Il VIP ha ribadito di non averla mai illusa, a detta sua sarebbe sempre stato chiaro riguardo le sue intenzioni. Per me sono cose brutte, ha detto che io ho giocato, lo ha detto mille volte. C'è malafede. Se avesse chiesto scusa avrei detto ok. Per l'ennesima volta sono troppo buono ma anche troppo coglione. Poi penso, vuoi arrivare ad una situazione così brutta? Visto che mi dipingi così. Come una persona orrenda, tu come puoi essere presa ancora da una persona così? Non stiamo parlando di relazione tossica. Qua non c'è mai stato niente. Ci siamo parlati per 3 settimane, di cui 11 giorni fuori con il Covid. Questa non è buona fede.